Eccellenza, una chiesa che guarda con attenzione sempre crescente alle periferie per andare a predicare sempre a Gentes, riprendendo una sua battuta relativa alla lettera della giornata missionaria di qualche giorno fa, non può prescindere da una parrocchia che vada ad incastonarsi in un quartiere periferico? Sì, infatti questa credo sia stata l'attenzione anche del mio predecessore. E dell'ufficio competente, Monsignor Bagio Pacello, il predecessore, il vescovo, e l'ufficio competente dell'edilizia di culto, perché questa chiesa nasce, bisogna ricordarlo, con quella provvidenza che è chiamata Lotto per mille: quindi, cittadini italiani che in qualche modo autofinanziano no? la costruzione delle chiese, delle chiese parrocchiali e anche di altre attività della chiesa. E, davvero penso che il, la funzione ecco, della comunità ecclesiale in un quartiere nuovo, quale questo è il Parco San Giuliano, dice l'attenzione ecco, della Chiesa perché la presenza ormai bimillenaria della comunità ecclesiale non manchi oggi nei territori, anche nei territori così, chiamati di periferia. Perché lì si svolga una vita, una esistenza, una relazionalità che sia profondamente e eh, autenticamente umana e profondamente autenticamente cristiana. La società attuale è caratterizzata da attacchi continui alla Chiesa, attacchi continui ai valori, attacchi continui a tutto quello che riguarda una fede genuina. Andare a impiantare un simbolo come può essere questa chiesa in un quartiere periferico, che tipo di valenza ha? A questa valenza, cioè la Chiesa non occupa spazi, non monopolizza diciamo, la sua istituzione per predominare, chissà, no, la Chiesa nasce dentro un quartiere, il quartiere dentro il territorio, il territorio fa parte di una comunità cittadina, quella di Altamura, e io sono certo che tra la parrocchia e la comunità civile di Altamura, oggi tra l'altro rappresentata dal signor Sindaco, il dottor Forte, potranno sicuramente camminare insieme per la valorizzazione eh, di questo quartiere. Periferico, sì, ma eh, periferia diciamo, geografica, non, non può e non dovrà mai essere una periferia diciamo, esistenziale.